Ο Εύρος είναι το ποτάμι της ντροπής. L'Evros è il fiume della vergogna. C'è morta molta gente, molti bambini qui dentro. L'Evros è il fiume della vergogna. Iorgos lo ripete ossessivamente. Da 20 anni trova corpi, vivi e morti, sulla sponda greca del fiume che segna il confine con la Turchia, da cui i migranti cercano di entrare in Europa. La Grecia finisce esattamente in questo punto. Questo è il fiume Evros. Laggiù, a poche decine di metri, c'è la Turchia. L'ultimo corpo Iorgos l'ha trovato in questa casetta pochi giorni fa. Insieme a quell'uomo c'era la figlia, ancora viva. Ho visto questo esserino piccolo e infreddolito. L'ho abbracciato e l'ho messo al caldo. Poi mi sono girato e lì dentro ho visto un uomo sdraiato. La bimba si chiama Tala, viene dalla Siria, ha compiuto 5 anni da pochi giorni, c'è scritto in questo documento di identificazione fatto quando era ancora in Turchia. Nata l'1-1-2010 ad Aleppo. Lo troviamo sotto la terra mischiata alla neve, assieme ad altre poche tracce del suo passaggio. Suo padre le ha salvato la vita, dice Iorgos. L'ha portata in braccio attraverso il fiume con l'acqua gelida fino al petto. Ha attraversato campi minati e quando è arrivato dall'altra parte ha avuto la forza di cambiarla con vestiti asciutti prima di morire assiderato. Evros è il fiume della vergogna, ripete Iorgos, il fiume che unisce l'Asia all'Europa e che uccide come il Mediterraneo. Queste sono immagini dell'inverno scorso. Decine di persone aggrappate alla cima degli alberi per sfuggire alla piena dell'Evros. Questa donna tiene ostinatamente in braccio suo figlio di 16 anni, già morto da alcune ore. Si muore in questo modo per entrare in Europa, la fortezza Europa che protegge i suoi confini con militari armati e reti taglienti. Dal 2013 esiste questo muro di ferro, di una grata di ferro tagliente, alta 3,5 metri, lunga 11 chilometri. E da allora, da questo punto, è difficilissimo che passino rifugiati, migranti. Ma in realtà questa deterrenza non ha fatto altro che spostare le persone, spingerle a provare a tentare la via del mare, quindi spingerle verso un pericolo ancora più grosso. La piccola Tala la troviamo in sella alla sua prima bicicletta in un centro per minori di Salonicco. Tala non è né triste né felice, sa bene cosa le è successo. Noi per il momento cerchiamo di farla stare bene, di farla sentire a casa, ci dice Evi Samara dell'organizzazione Il Sorriso del Bambino. Si occupano di Tala in attesa che il giudice rintracci la sua famiglia, che forse è già al nord Europa.